Eccoci di nuovo insieme per una nuova strabiliante puntata di Una ricetta con Orietta. Ciao Amy. Ciao, e ben ritrovato nella Food Valley d'Italia. Ciao raga. Grazie per ragazza. Sei una ragazza. Allora, cosa ti piace di più dell'Emilia Romagna? A parte l'Andrea? Ah beh, ovviamente. Allora Orietta, a me l'Emilia Romagna piace davvero tutto. Senti, andiamo a vedere un po' il paniere di DOP e IGP che abbiamo pensato per la tua prossima creazione. Ecco qui. Del salame felino IGP affettato con il suo taglio tipico inclinato che ne evidenzia la grana. L'aromatico e speziato salame Cremona IGP. Dei piccoli e squisitissimi salamini italiani alla cacciatora DOP. Un fragrante salame piacentino DOP, il provolone valpadana DOP. Senti, a proposito Amy, anche dalle tue parti si dice non fare il salame? Sì, me lo per dice dire, sempre mia nonna. Per dire che sei un po' imbranatino? Sì. No, ma perché con questo paniere farai fatica a non fare il salame, sai? Dai, si fa per scherzare. Non ti preoccupare Orietta, sono carichissimo. Molto bene, quindi che ci proponi? Allora, con questi ingredienti che ci hai appena elencato vi posso proporre dei simpaticissimi e saporitissimi spicchi di sole ai quattro salami. Bellissima idea, dai, sono proprio curiosa, cominciamo? Iniziamo! Allora Orietta, qua abbiamo i quattro salami, il provolone e altri ingredienti. Ora mixiamo i vari ingredienti, sì, e creiamo tutti i nostri spicchi di sole. Devono sembrare, okay, delle barchette. Sì, delle barchettine carine. Ecco, va bene. Poi facciamo un po' di mix vari. Certo. A me piace la marmellata di ciliegie brusche. Tu hai già fatto di Modena, sì. A me piace accostare il formaggio con le marmellate. Io ti copio. No, questa qua. Ma io devo copiare te, tu copi me. Eh sì, vabbè, copi te. Io mi lascio ispirare da una vera reggiana. Adoro. Quindi l'estate è la tua stagione preferita? Sì. L'anno scorso tu sei stata la regina dell'estate. Certo. Lo sai che sei amata da tutta la nostra generazione. Questo mi fa un immenso piacere, anzi mi commuovo ogni volta. Io il miele non lo metto perché non mi voglio sporcare. Va bene, allora lo metto le io. Le fai tu dopo. Quelle farcite, sì, col miele. Le faccio io quelle farcite col miele. A parte che io sto facendo, sono un po' un pasticcione. Mi sono sbagliata. Ho chiuso il provolone. Beh, ma ci metto una fettina così. Anzi, sì, una fettina più grande. Qua. Accostamento miele e formaggio è uno dei miei preferiti. Poi mio papà invece mi faceva sempre parmigiano reggiano con l'uva. Con l'uva? Sì, con l'uva. Si mangia con tutto. Sì, anche col cocomero, anche col melone. Allora, cosa facciamo adesso di nuovo? Allora, io adesso ne ho fatte 4. E io 3. Ok, no, allora tu la tua è ancora 3 e mezzo. Sì, 3 e mezzo, sì. Adesso la finisco. Ecco. Bacchettona l'Orietta, appena vedi qualcosa che non va. E voilà. Ecco qua le nostre creazioni, raga. Prima di assaggiarli e di salutarci, vuoi ricordare quella cosa? Certo, ricordiamo a tutti e a tutte le fan della Food Valley d'Italia che possono trovare la video ricetta completa di tutti i passaggi e tante altre curiose informazioni sul sito unaricettaconorietta.it. Bene, che dire, un abbraccio a tutte e a tutti e che facciamo noi? Ci smezziamo uno spicchio di sole dell'Emilia Romagna. Ma cosa vuol dire smezziamo? Dovremmo dividercelo. Ma è troppo piccolo. Se lo mangiamo un intero. Un intero e via. Adoro. Io mi mangio questo qui col pomodorino. Già, che buono. Sarà buono. Quello col miele è pazzesco.